Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nella cucina di Longino. Oggi io e Rodrigo vi presentiamo una novità del 2024, un carpaccio di scampo. Carpaccio di scampo pronto all'uso, da 60 grammi, avvolto tra due pellicole. L'unica cosa da fare non è altro che togliere la pellicola superiore, togliere la pellicola inferiore da congelato e appoggiarlo sul piatto. Aspettare che si scongeli, dopodiché lo andiamo a guarnire con i nostri ingredienti per andare a realizzare il nostro antipasto. Quindi, una volta appoggiato, andiamo a condirlo leggermente con olio, sale e pepe. Sale di cornice in cristalli e un pizzico di pepe selvatico del Madagascar. Ora andiamo a guarnirlo con della crème fraîche e del caviale a setra. Andiamo a mettere qualche uovo di caviale sopra la nostra crème fraîche. E ora andiamo a dare una parte crunchy al nostro piatto utilizzando i nuovi crumble di Giorda. In questo caso abbiamo deciso di utilizzare un crumble alla soia e wasabi. Quindi semplicemente un prodotto pronto all'uso che darà una forza a livello di sapore, perché soia e wasabi danno anche un tocco orientale, ma anche una croccantezza al nostro piatto. Finiamo con delle erbette di Alpine Herbs per andare a decorare il nostro piatto, quindi qualche foglia di nasturzio, cetosella, fiori di mela e così. Ed ecco a voi il nostro antipasto a base di carpaccio di scampo, semplice da preparare, super rapido.